adesso, ladies and gente, addentriamoci nei migliori 6 comuni del colore più bello della storia dell'umanità, nonché il blu. Partiamo con la sesta posizione, troviamo un counter. Siamo venuti da un set in cui il counter a costo 3 comune del blu era incredibilmente potente, era veramente invincibile. Questo set invece è decisamente più scarso. Al posto di mettere uno zombie, vabbè, quello era a meno che spendi 4, counterava qualsiasi cosa. Questo countera soltanto creatura o planeswalker, quindi verosimilmente countera solo creatura. Questo già cambia tanto, Però, vabbè, counterare creatura sicuramente meglio che counterare non creatura. Però questo mette il blood token invece che lo zombie. Probabilmente quello della scorso set era più forte, decisamente più forte. Però anche questa è una comune che si difende assolutamente. La troviamo nella stessa posizione del colore blu della magia di Crimson Vow. Andiamo avanti. In quinta posizione troviamo 4 mana 3-3 volare. Uccello. Quando tu lanci una magia non creatura, guarda la tua carta in cima al mazzo, la puoi mettere nel tuo cimitero. Quindi sostanzialmente questo robo cosa fa? Fa Dragon's Rage Channeler, tipo fa. Fa Dragon's Rage. È uguale, l'effetto è uguale, no? Quando giochi una magia non creatura, guarda la carta in cima, la puoi mettere nel cimitero, è identico. Ed è una 3-3 volare già, di per sé, vedi? Il Dragon's Rage Channeler parte con una 1-1, fa schifo, devi costruire per farla divenire una 3-3 volare. Questa invece è un Dragon's Rage Channeler direttamente, è la forma finale del Dragon's Rage Channeler diretto. Capito? Però è già sviluppata, è già trasformata, capito? Capito? Cioè, vuoi mettere la comodità di avere già la forma finale direttamente, no? Non è male, vabbè, ovviamente è molto forte l'effetto, perché ti togli tutte le terre dalla cima sostanzialmente, e se hai roba con disturb da metterti nel cesso, in pratica è quasi come se ti peschi ti peschi mezza carta praticamente tutte le volte che metti pezzo con disturb dalla cima nel cimitero. In più ti filtri tutte le pescate orride, ed è un 4 mana 3-3 volare che ti ammazza a un certo punto, quindi questa è un'ottima comune del blu. Andiamo in quarta posizione e troviamo un altro counter, ladies and gente. Questo non costa 3, potrebbe costare anche 2. Ed è Sincopazio e Scopazio. Quindi neutralizzo la magia qualsiasi questa volta, a meno che se non paghi X. Quindi questo ti fa fare counter. Ti fa fare counter anche a costo 2. Cioè tu a turno 2 puoi fare passo, la persona gioca il suo drop a 2 e tu glielo counteri. È una carta molto versatile, un ottimo counter. Tra l'altro Isilia pure. Esilia! Se gli stai esiliando una roba con disturb, fanculo, non la rigiochi più. È abbastanza forte Sincopazio. Questo limite ad un ottimo counter della magia limitata, che si è giocato anche molto in Constructed. Ci sono stati periodi della vita in cui si è giocato in Constructed. Quindi questa è una carta, una buona carta, potrebbe essere anche in standard. Non in questo momento, però chissà, un giorno potrebbe divenirlo. Andiamo sul podio della magia blu come un'azia e troviamo Chill of the Grave. 3 mana, questa magia costa 1 in meno, è instant. Se controlli uno zombie, se giochi blu puoi controllare zombie con una grande frequenza. Tappa una creatura a bersaglio, non stappa durante il suo stop e peschi una carta. Quindi questa è la classica spell di controllo blu che fa tappa e non stappa, che ti fa guadagnare sostanzialmente tempo, che in questo caso si cicla anche, ti fa pescare una carta. Questa è molto buona, io mi sono trovato da Dio questa carta. Salta 4 combat! Cioè è quasi come se gliel'hai ammazzata. Se non ha effetti particolari, effetti statici, che ho tutti i turni, che ne so, caga un pupazzo, che non toglie gli effetti della carta, della creatura, gliela tappi e basta e non stappa. Praticamente gliel'hai quasi uccisa, cazzo. O comunque ti ha fatto guadagnare un sacco di tempo. Se lo stai facendo su un pezzo grosso, no? Dell'avversario. Beh, è sicuramente forte. Una carta ottima, solida. Si cicla, scava nel mazzo. A costo 2 è veramente forte. A costo 3, insomma, è costosella. A costo 2, ragazzi, è veramente, veramente forte. Di questa adoro questo genere di carta. E questa comune è veramente bella. Andiamo avanti. In seconda posizione, ladies and gente, troviamo Scattered Tooth. 4 mana. Guarda le prime 4 carte del tuo grimorio. Ne metti 2 nella tua mano e il resto
nel cesso. Quindi questo è un peschino istantaneo, costo 4. E pesca con grande card selection, cioè fai grande card selection con questa carta. E in più, se metti nel cimitero delle carte con disturb, delle carte che si possono rigiocare, praticamente è come se ti fossi pescato più carte rispetto a 2. È un organ order senza gambe. Insomma, un po' diverso. Un po' molto diverso. Però, sì, diciamo. Mini Delage, senza flashback. Sì. Va bene, andiamo avanti. In primissima posizione, lo sapete questo, lo sapete. Anzi, scrivetelo in chat. Uro, Lanternizio. In prima posizione, Ladies and Gentlemen della magia youtubesca e notturna, abbiamo la lanterna a forma di pupazzo, un mana 1-1 spirito volare, disturb, ritorna sotto forma di aura che quando incanta una creatura, insomma, quella creatura prende +1/+1 e prende anche volare, da volare. Quindi questa carta tipo tu la guardi e non si capisce. Posso dire? Tu la guardi e non si capisce, almeno io non l'avevo capita. Cioè non avevo capito la sua potenza. E invece è incredibile questa carta. È tipo pazzesca, la devi giocare per comprenderla realmente. La devi provare. Se non la provi, secondo me questa non si percepisce. E invece è pazzesca. Pazzesca perché a un certo punto una tua creatura è anche mediocre, un 3-3 di merda per dire, per terra, diventerà 4-4 volare. Diventerà 4-4 volare. Dice vabbè, però te l'ammazza una... sti cazzi. Cioè fai... cioè non è un'aura che dà a volare direttamente, no? E tu dici che schifo, ti ammazza la creatura in risposta, l'avversario fa 2/1, no? No, perché prima è stata una creatura 1-1 volare. Cioè, una 1-1 volare che tu puoi utilizzare sia per attaccare, vabbè, sti cazzi, per bloccare, attaccare, ma soprattutto per sacrificare. Questo è ottimo materiale di sacrificio per la meccanica exploit che esiste in questo limite ed è importante. Soprattutto in blu-nero questa carta è forte, soprattutto in blu-nero perché appunto Dimir è l'archetipo exploit. Cioè, tu questo di primo di terzo turno fai lo scorpione che sacrifichi una creatura, peschi 2 carte, perdi 2 punti vita. Turno 4 tu puoi dare +1/+1 e volare a quello scorpione, attacchi con una 4-3 volare, cioè delle creature, degli utility, della roba che è piccola, che fa vantaggio per terra, può diventare una minaccia mortale. Questa è veramente pazzesca secondo me, cioè proprio, no secondo me, è così e basta, fortissimo. Anche forte in Azorius Disturb, certo, ovvio, perché c'ha Disturb, è chiaro, molto molto forte ragazzi, molto molto forte.